Voglio se stanno indussando i grillet. Mannaggia, morte, chi c'ha morto? Allora i grillet. Ma fanno maledetta! Robertone, eccolo. Tutta l'agilità di Robertone. Guarda com'è propositivo. Ci sono io il vostro De Bruyne. Subito una bella intercettazione di Robertone. Bailey. Bailey, attenzione. Bailey, questo sembra prendere metri. Robertone, altra bella intercettazione per lui. Ayu, non sembra essere male questo Bailey. Guardate come piotta. E non ha Lengti. Chissà un semaustu paghetà. Robertone! Molto presente in game, Robertone! Aiuto, Maron, che basta. Non ce la faccio a giocare a sta roba, dai! Guarda, guarda che schifo! Robertone! Dice, non vi preoccupate, vi salvo io! Sono il vostro... No! Se è bastato Robertone! Ci vuole gente che si gira in aria attualmente. Si mette chi li tronchi e dove vai? No, Roberto. Roberto. Acusciutel. Kunku. Ehi, la Madonna, cioè, ma fa male, ma buttaglielo fuori. Robertone. Che va? Più che Robertone, parlo Robertino, perché è un uomo piccolo in game. Robertone! Gli anticipi epici di Robertone! Oddio! Gioco di gambe incredibile! Robertone va oltre l'impastamento del gameplay. Attenzione! Robertone dice sono io il vostro Roberto Carlos. Boom! No. Si figuri Bolt, bentornato. Intanto leggerezza di Robertone. Comunque su Bailey, devo dire la verità, corricchia. Robertone. Robertone dice tranquilli ci penso io. No, deviato il tiro velenoso di Robertone. Robertone. Robertone, i numeri pazzeschi di Robertone. Che con la sua agilità va avanti e la butta dentro alla rete di Robertone. Guardalo, contento marcio. Se va a abbrazzare tutto quanto. Bravo. Questo Bailey non è velocissimo. Eccolo qua, Robertone. Molto agile. Attenzione, Haaland dice a Robertone, segna tu. Robertone, che caspita fa? Bailey, Bailey, i numeri di Bailey. Pacchetta, ancora Robertone, come vedete, molto presente in game. Un po' di tutela per Robertone. Ancora, sempre sulla linea di passaggio. Vai, 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 vai. Guarda com'è, ma sei, guarda. Quindi, recap di questi giocatori che abbiamo provato grazie a Junkie, a Scuola Footy Universe. Partiamo da Bailey. Premetto che l'ho provato ieri, base, ed era inguardabile, non correva, non si muoveva, osceno. Questo, devo dire, sembra avere una discreta progressione. È un giocatore che torna un pelo utile perché
Sta a destra, ok, poi lo mettete sulla sinistra e ci spammate i tiri d'esterno. Ah, tra l'altro c'ha pure il tratto, i tiri d'esterno col mancino, e può giocare sia a destra che a sinistra. Quindi questo un minimo, in questo un minimo utile lo è. Però se vi aspettate un Bailly che va via, innanzitutto non ha il tratto, la corsa lengthy, non c'è modo di mettergliela. Ha una discreta accelerazione, l'allungo così così, vi recupereranno sempre senza il tratto lengthy. E a livello di agilità, anche se le stats ci dicono 90 di qua, 88 di là, è un po' pesantuccio. Quindi è un esterno molto me, costa il giusto. Anzi, costa pure un po' troppo, dovrebbe costare un 50-60 ti. Vi consiglio di comprarlo solo se vi serve uno da mettere lì sulla destra per fargli fare il suo compitino sulla sinistra per tirare d'esterno e per impostare. Punto. Ma è poca roba. Come stile d'intesa, gli ho applicato un falco per andare a boostare velocità, tiro e fisico. E come voto a questo gli do un 6 più. Tra lui ed Anthony, onestamente, Anthony 5 stelle skill, preferisco Anthony. A livello di velocità vanno via uguale. Quindi niente di eccezionale, nessuno dei due. Però Anthony costa pure assai a me. Dato che me l'avete chiesto, vi parlo anche di questo pacchetta. Allora, lui, secondo me, siamo troppo ancorati ai ricordi di Paquetà delle versioni speciali dell'anno scorso. Tanti mi hanno detto: "Olio, un fenomeno di qua, di là". Io l'ho provato. Per me è un giocatore average che è reso molto utilizzabile, anche piacevole da utilizzare. Fate vedere il costo attuale qual è, grazie a quella quinta stella skill e a quell'altro alto. Per me costa troppo perché comunque a livello di copertura non vi offre chissà quali garanzie. Se vi aspettate che questo vi faccia una buona fase difensiva, scordatevelo. Questo è buono più che altro in fase di impostazione. Se gli mettete architetto, piglia lengthy, quindi prende abbastanza metri. C'è l'eventualità di upgrade, credo, ma attualmente è un buon giocatore mosso manualmente con cui si può impostare bene il gioco perché i passaggi sono molto buoni, però è un po' tronco, un po' tanto tronco. Si salva grazie alle 5 stelle skill. Difensivamente, come vedete, 79 di aggressività, 71 lettura difensiva, quell'alto alto un minimo gli dà una presenza in game, però non è niente di strabiliante come mi avevano detto. L'ho provato ovviamente anche a tre d'intesa nei giorni scorsi. Comunque lui vi consiglio su 5 architetto perché diventa lengthy, invece su 4 su old gen vi consiglio o un'ancora o una ombretta. Se lo mettete davanti alla difesa, oppure anche un motore, se lo mettete tipo come COC. Come voto a questo Paquetà gli do un 7 meno meno. Parliamo di Robertone. Questo avevamo subito inquadrato grazie a questo nome epico che si ritrova. Devo dire la verità, in un primo momento l'avevo subito skippato perché mi pare che nasce COC questa carta. Non avevo fatto caso alle buone stats difensive e quindi l'abbiamo provato a centrocampo dove si utilizza un Paquetà per fare la doppia fase. E onestamente per me lui è più valido di Paquetà perché difensivamente copre molto di più, ha più aggressività, cioè delle stats delle discrete stats difensive. Quell'84 non vi fate ingannare perché è boostato grazie a quel 93 di scivolata, ma comunque molto agile, palla al piede, ha un bel sprint boost, c'ha un po' le gambette perché comunque è 1,75 m. Vi dovete aspettare un giocatore
Non dico alla Fred perché è più grosso in game, però quella tipologia lì, quei centrocampisti leggerini con cui non è che vi dovete mettere a fare sportellate coi giganti dell'attacco avversari, ma dovete selezionarveli per rincorrere, per impostare, eccetera, eccetera. I passaggi sono buoni, ma soprattutto la sua presenza. Esatto, tipo Bennacer. Tipo Bennacer, bravo. È proprio quel tipo di player, solo che questo comunque è un 4-4. Però è più presente di Bennacer in game. Come stile intesa gli abbiamo applicato Ancora perché mi pare che lui non può prendere Lengthy con tutta quell'agilità che ha. Controllo per essere sicuri, ma ok, non può diventare Lengthy, quindi gli abbiamo messo un'ancora per boostare velocità, difesa e un po' fisico, aggressività. Onestamente, per 60.000 crediti è un bel giocatorino per la doppia fase. Prezzo corretto, onesto. Come voto io a lui gli do un 7. Infine, Tejes. Non l'ho provato. Non l'ho. Junkie non l'ha sbloccato. I motivi penso siano evidenti, però ve lo dico al fly. Siamo in presenza di un giocatore che è un competitor di Mendy. Mendy sta sui 100k. Questo pure lo pagate l'SBC 100k. Che siano carte non scambiabili o crediti che voi spendete, sempre 100k lo pagate in termini di valore. Tre mosse abilità, due di piede debole. E già questo è greve. Può fare solo terzine. Non può diventare Lengthy. Ed è troppo grave per me per un terzino su PS5. Poi non è che dici, vabbè, è un 4-4, è un 4-5. Non dà né stelle skill, non dà over debole. Non è Lengthy. Non ha delle stats tali da dire, ok, non è Lengthy, ma comunque recupererà chiunque perché c'ha boh 95, no, c'ha 87 d'accelerazione, 88 di velocità scatta, e in più non è neanche uno di quelli piantati fisicamente, sai che c'ha 70 di forza, quindi leggero, non velocissimo, senza piede debole, senza stealth skill, da evitare assolutamente in un gioco dove già con i 4-4, con i 4-5 si fa una gran fatica a fare i passaggi giusti. Con questo ogni passaggio che fai col piede debole è una potenziale palla persa a ridosso della vostra metà campo. Qui non ve lo consiglio assolutamente, optate tutta la vita per Mendy. Poi ci sta sempre chi dice in chat non è la prima volta che leggo da usare CC, stesso discorso. Con tutti i CC buoni che ci stanno dovete andare a mettere a stu purp a fa o CC con 3-2. Proprio vi piace perdere palla in mezzo al campo e prendervi le ripartenze. Cioè, in un gioco dove i passaggi sono quello che sono, voi volete mettere a kiss mezzo campo. Qui, liberi di sbloccarvelo. Non è che dici sì, ma non lo hai provato. Quelle robe lì, piede debole, due di piede debole, non ne esci. Cioè, un giocatore con due di piede debole in questo gioco sbaglia troppo. Pure perché non è che i giocatori di base sono leggeri e quindi, vabbè, io mi giro 100 volte su me stesso e poi la do via col piede forte. No, non lo puoi fare quest'anno. Quest'anno non ti puoi mettere a girare, gira, quindi non va. Il ragazzo dice, dato che avete voglia di rompere i coglioni voi e Tejes, dice, ma il discorso vale anche per Walker. Sì, zio, ma Walker intanto è un toro in mezzo al campo. Intanto sposta chiunque e intanto Walker ten Lengthy che quando parte dritto per dritto non lo prende nessuno. Quindi Walker compensa quella scarsezza col piede debole con le stelle skill con una progressione disumana che questo non ha. Quindi non mi venite a fare questi paragoni che non esistono, ok? Se questo avesse avuto fisicità e avesse avuto il tratto Lengthy, ve lo provavo, però adesso. Ma poi tra l'altro c'ha pure basso in difesa questo.
Questi sono i motivi per cui abbiamo deciso di non sbloccarlo. Poi, se lo volete sbloccare, bella per voi. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere la review. Alla prossima.